16 agosto 2019. Come da tradizione, anche in questa stagione i migliori atleti under 23 si sono dati appuntamento a Capodarco di Fermo per una delle più importanti manifestazioni internazionali riservate a questa categoria. 176 gli atleti che hanno varcato la soglia della partenza di questa 48esima edizione del Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, Memorial Fabio Casartelli, Corsa per la Solidarietà. Al termine della gara i chilometri percorsi dagli under 23 saranno ben 180, una delle distanze maggiori per questa categoria. Ma oltre al chilometraggio, gli atleti dovranno affrontare anche il dislivello altimetrico del famoso muro di Capodarco. Il percorso infatti prevede una kermesse iniziale con 5 giri pianeggianti di una decina di chilometri l'uno, sul lungomare tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio. Dopo i primi giri, la carovana si metterà in un circuito più lungo di 17 chilometri, con inserita la salita che porta a Capodarco, che sarà così da affrontare per 8 volte, incluso il tratto di trasferimento tra i due circuiti. Per i primi 6 passaggi gli atleti ai 500 metri dal traguardo devieranno e schiveranno così il muro con pendenze che arrivano a toccare il 18%, muro che dovrà invece essere affrontato al suono della campana e dall'arrivo. Il via ufficiale è dato a Lido di Fermo dopo che il plotone ha deposto un ricordo al monumento di Fabio Casartelli ed è sceso da Capodarco a velocità controllata. Prima parte di gara piuttosto movimentata con diversi tentativi che però non sono andati a buon fine. La corsa per la vittoria si infiamma invece nel finale quando chi va sul serio e dà intenzioni di vittoria si mette in gioco. Al suono della campana sono in 6 al comando. Bayem Bayer, Mazzucco, Verza, Di Felice, Tikkonen e Monaco. Durante l'ultimo giro si riportano sotto la spicciolata Sorbero, Colleoni, Zana, Avenante, Loiscio, Rigatti, Buitrago, Vulcan, Murgano, Porta e Dallori. La gara si decide sulle rampe finali dove la grandissima progressione di Filippo Zana della San Gemini Trevigiani gli permette di transitare sotto lo striscione del traguardo con qualche metro di vantaggio, risultando per l'impresa riuscita. Dietro di lui si piazzano nell'ordine Kevin Colleoni della BS Carrera, Marco Murgano della Casillo Maserati, Pasquale Benante della Zalf Euromobil Fior e Francesco Di Felice della General Store SGB che chiude al 5° posto. Filippo, oggi tutti aspettavano Fabio, hai avuto la serenità di attaccare un finale straordinario. Sì, diciamo che oggi penso che siamo partiti un po' favoriti, diciamo, dopo la gara di domenica. E la squadra ha fatto un lavoro eccezionale per me, un po' tutti controllavano Fabio, quindi ho avuto anche un po' la vita facile, però dai, qui nel finale siamo restati in un gruppo ristretto, ho sentito che la gamba c'era, poi lì c'era Fabio che controllava e quindi ho provato, mi era entrato Sobrero e poi qui nel finale, all'ultimo chilometro, ho cercato di dar tutto per staccarlo perché, a dire il vero, non pensavo di farcela e quindi è arrivata un po' questa vittoria inaspettata, però dai, che ripaga un lavoro duro di questi ultimi mesi. Filippo, questa è una grande classica, aggiungi il tuo nome a un albo d'oro straordinario. Ma sì, diciamo che ci tenevamo a far bene, questa sicuramente con Poggiana è una delle due gare più importanti di agosto, quindi penso che abbiamo fatto il meglio. Speriamo di concludere questa stagione nel migliore, come sta andando, insomma, nel migliore dei modi e poi vedremo. Filippo, la tua dedica per questa bella vittoria? Penso che va a tutta la squadra perché oggi è stata impeccabile, devo dire grazie a loro.